Con la giornata dedicata alla parola chiave società si è conclusa con grande successo la quarta edizione di Il Bello di Unicam, iniziativa fortemente voluta dal rettore Pettinari, dedicata alle eccellenze del mondo universitario italiano, per evidenziare il grande apporto che il mondo dell'università e della ricerca fornisce quotidianamente alla società, dando risalto alle esperienze positive che caratterizzano atenei e centri di ricerca, ma non solo. Il Bello di Unicam, ispirato alla rubrica giornalistica del TG2 Tutto il Bello che c'è, ideata dalla giornalista camerinese Maria Grazia Capulli, è a lei dedicato come ogni anno. Ospiti della giornata conclusiva sono stati il presidente del Censis Giuseppe De Rita, che con il suo intervento ha fornito una chiara rappresentazione di come si sia trasformata l'Italia dopo la pandemia, quali problemi stia affrontando il nostro paese e che tipo di società stia emergendo. Il giornalista della redazione di Rai News 24 Alfredo Di Giovanpaolo, che con la sua trasmissione Cammina Italia ha contribuito a far conoscere ed evidenziare aspetti non noti, importanti, a volte in grado di farci indignare, altre invece capaci di commuoverci, e i docenti Stefano Paleari e Andrea Piccaluga, rispettivamente dell'Università degli Studi di Bergamo e della Scuola di Studi Superiori Sant'Anna. Claudio Pettinari, rettore Unicam, allora Il Bello di Unicam si chiude un bel evento, direi, no? Dove lei ha spinto fortemente. È un evento che abbiamo voluto dall'inizio. Dovevamo far vedere tutto il bello che c'è e che ci sarà nelle università sempre, invitando persone che possono darci la giusta traiettoria da seguire, che possono darci degli esempi. Oggi si è parlato moltissimo del fatto che l'esempio sia importante per le nuove generazioni, per far crescere ragazze e ragazzi meglio, per dare loro quel supporto di cui hanno bisogno per rendere questo paese ancora più importante, ancora più bello di quello che è. Tre giorni importanti su tre parole chiave: scienza e società che ci caratterizzano, scienza e società che abbiamo sempre cercato di mettere insieme. Quest'anno abbiamo aggiunto una parola che si è rivelata per tutti coloro che sono stati ospiti in questa rassegna forse la parola più bella: la gentilezza. La gentilezza che ci deve accompagnare ogni giorno, che ci deve caratterizzare, la gentilezza che fa tornare esattamente ogni nostro atto verso di noi. E quindi, se facciamo qualcosa con gentilezza e facciamo qualcosa per l'altro, l'altro farà qualcosa per noi, se ne ricorderà. Ma la gentilezza dobbiamo utilizzarla quando facciamo lezione, quando facciamo ricerca, quando trasferiamo tecnologia, quando incontriamo le piazze, quando incontriamo la gente. Gentilezza dobbiamo utilizzarla quando ci mettiamo a disposizione di chi ha bisogno. Siamo certi che poi verrà restituita molto spesso ancora più di quella che abbiamo donato. Abbiamo poi toccato un tema che è quello della donna nella scienza, e credo che sia stato evidente a tutti con la giornata di ieri come quelle quattro donne invitate siano dei veri campioni che stanno facendo dell'Italia uno dei paesi più importanti nella ricerca internazionale. Sono un vanto del paese e non dobbiamo aver paura di dire che sono delle persone meravigliose. Non dobbiamo sminuire il lavoro delle donne. Siamo certi che premiando il merito, cosa che noi stiamo cercando di fare dal primo giorno di insediamento, premiando il merito raggiungeremo grandi risultati e soprattutto saremo sicuramente migliori. L'edizione 2021 de Il Bello di Unicam si è aperta l'8 giugno con una giornata dedicata alla gentilezza, che ha visto la presenza del presidente della CRUI e rettore del Politecnico di Milano, professor Ferruccio Resta, che ha aperto il pomeriggio con un indirizzo di saluto. Sono poi seguiti gli interventi del sindaco del comune di Villa del Conte, in provincia di Padova, Antonella Argenti, che ha istituito l'assessorato alla solitudine e la delega alla gentilezza e che per questo è candidata al premio di miglior sindaco
sindaco del mondo, del poeta e scrittore Franco Arminio che attraverso i suoi versi racconta ogni giorno la gentilezza, l'attenzione e la gioia, della giornalista del TG3 Patrizia Senatore che nel suo lavoro racchiude competenza, professionalità, gentilezza e attenzione. A chiudere la giornata, coordinata dal rettore Pettinari, le parole ed i pensieri del poeta, scrittore e cantautore Joe Evan, che vede la gentilezza come un atteggiamento ed una attitudine che creano accortezza verso la vita di ciascuno di noi. La pandemia ci ha messo in difficoltà in questi ultimi mesi, no? Possiamo dire così. C'è grande volontà di ripartenza sotto tutti i punti di vista. Beh, l'analisi che hanno fatto stasera anche illustri economisti ci dice che la pandemia non ci ha reso migliori. Ci ha cambiati, ci ha modificati, alcuni forse sono migliori, altri sono peggiori. Forse il valor medio è quello che avevamo prima, forse alcuni comportamenti anomali li avevamo già introdotti nei nostri corpi. E a questo punto però è necessario cercare di cambiare le cose e di cambiarle in meglio. Quindi c'è necessità di ripartire, devono ripartire le nostre imprese, le nostre aziende, le nostre scuole, le nostre università, devono cambiare. È un momento forse di fare dei cambiamenti strutturali che poi potranno avere un grande impatto sulla società. Nella seconda giornata di mercoledì 9 giugno, che ha avuto come filo conduttore la parola scienza, sono intervenute come relatrici Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, Adriana Albini, biochimica, docente e scrittrice dell'Università degli Studi Milano Bicocca, Lucia Banci, direttore del Centro di Risonanza Magnetica dell'Università degli Studi di Firenze, Franca Melfi, direttrice del Centro di Chirurgia Robotica AUP di Pisa e Arianna Menciassi, prorettrice vicaria della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie agli interventi delle quattro scienziate che rappresentano davvero uno spaccato di quanto di meglio la nostra nazione possa esprimere in fatto di ricerca, si è potuto apprezzare quanto sia importante la contaminazione dei saperi per il progresso della nostra società, quali sono le eccellenze del nostro paese, quanto siano al lavoro quotidianamente per migliorare la vita, la salute, il benessere di ognuno di noi. Ma è stato anche possibile capire che c'è ancora molta strada da fare in termini di pari opportunità, di risorse, di obiettivi chiari per garantire una cittadinanza che comprenda come la scienza possa essere al servizio dell'uomo. I prossimi appuntamenti e impegni di Unicam? Stiamo per partire con la campagna delle immatricolazioni e delle iscrizioni. Apriamo un corso nuovo, informatica per la comunicazione digitale, e si aggiunge ai corsi che abbiamo già, siamo numericamente una struttura importante che eroga ben 30 corsi di laurea a questo punto in questo territorio e non solo. E poi avremo delle strutture importanti da aprire e che consentiranno ai nostri ricercatori di essere dei veri protagonisti sullo scenario internazionale.